Nel 1848 la Sicilia fu la prima insorgere in Europa, diventando esempio e fonte di ispirazione. La rivoluzione indipendentista siciliana del 1848-49 scoppiò contro i Borboni. Per ottenere l'indipendenza, lo sovrano borbonico aveva cancellato dal 1816, in un cenno la Sicilia con il Regno di Napoli, e costituendo il Regno delle Due Sicilie. L'obiettivo della rivoluzione, inoltre, era chiesto di ottenere il re della Costituzione del 1812 e il Parlamento, che era il più antico del mondo, niente di un Borbone, e poi poter partecipare, secondo alcuni, come Stato libero e sovrano alla Confederazione degli Stati Italiani voluta di una poco di liberali. Di Palermo la rivolta si propagò rapidamente in tutta l'isola e la città di Messina diventò un lucori dell'insurrezione. I Borboni a Messina arriniscero a mantenere il suo presidio situato dalla Real Cittadella, nei forti San Salvatore e Don Blasco, situati in Dalla Fauci, punto estremo del porto di Messina. I messinesi vittero bombardata la propria città e combatterono in prima linea. L'apice dello scontro sappi di Lugì allo 7 di settembre del 1848, le cinque giornate di Messina. Si scontrarono per abbandonare l'esercito borbonico, composto di 25.000 uomini con 400 cannoni, che non spararono alle fortificazioni, ma ai luoghi abitati della città, radendola quasi a zero. Per l'altra banda, il popolo siciliano, costituito di 6.000 uomini circa, soprattutto volontari, male armati e senza un'organizzazione militare vera e propria. A causa degli bombardamenti del re borbonico Ferdinando, ci fu messa l'ingiuria di re Boom. Nì di giorno la battaglia fu aspra, con gravi atti di crudeltà di parte dei reggimenti svizzeri mercenari assoldati dei Borboni. Ma in tali momenti più feroci della lotta, tanti messinesi si distinguero. Per coraggio e patriottismo, l'esempio più eclatante venne dei Camiciotti, giovani arruolati dall'esercito rivoluzionario siciliano e destinati a lasciare un segno indelebile nella storia rivoluzionaria della Sicilia. Il 7 di settembre l'alba illuminò la città di Messina, oramai all'estremo delle forze, e ha ridotta a un monsetto di ruini fumanti dell'esercito borbonico senza pietà. Questo fu l'ultimo giorno di battaglia che sancì la caduta di Messina, ma non la sua consegna. Due giorni fu il giorno dei Camiciotti. L'esercito duo siciliano, oramai trasuto dentro la città, circondò una delle roccaforti difensive degli messinesi, il monastero della Maddalena. Dopo una estenuante lotta, i Borboni ci arriniscero a grapirsi un passaggio dalla muraglia difensiva e a trasi di dentro. Parte dei soldati che da se avevano barricato arriniscero a scappare, mentre un battaglione di Camiciotti, per coprire ai suoi compagni, pittò l'esercito avversario. Le forze borboniche, che erano preponderanti, durante lo scontro circondarono ai Camiciotti. Allo centro di un monastero, precisamente attorno allo puzzo, i rivoluzionari oramai sdillassati, una volta circondati in nome della libertà della Sicilia, piuttosto che arrennirsi all'odiato nemico, preferirono trovare i destissi la morte, ittannosi in funna allo puzzo. All'estremo superiore di sto puzzo si mise una targa in marmo che ancora oggi ricorda sti gesta. Di recente un'altra targa fu messa all'entrata della casa dello studente, luogo onde una volta c'era il monastero. Il ricordo di questi giovani valorosi, di picca superata la ventina, che in nome della libertà e per l'indipendenza della Sicilia scegliero di sacrificare l'uso bene più prezioso, la vita. Giovani scordati di una città che perdio la memoria, il terremoto del 1908 rappresentava infatti un taglio, facendoci scordare i chi erano gli solochi simbolici, la sua storia
e chi di chi foro l'impresa e l'igesta di missinisi che intanto avevano impressionato tutta Europa. Ricordare questi eventi non aveva solo un'importanza storica, ma aveva magari l'intento di trasmettere i valori che il popolo siciliano di Tanno possedia, con la speranza che possa essere d'esempio e incitamento al popolo siciliano di oggi. Oggi infatti, proprio come ieri, la Sicilia è colonia, oggi come ieri è necessario che noi altri siciliani luttiamo per rompere i catini che tengono la nostra terra da una condizione di sottosviluppo e sfruttamento. Non mocciano di proposito la nostra storia, perché se la conoscessimo e diventassimo tutti consapevoli, cancellare la nostra identità, i nostri valori e gli eroismi dei nostri antenati, li vanno nella possibilità di ispirarne al nostro passato, ne vanno manipolabili, sottamisi, rassegnati, invece di ribellarsi e di isare la testa. Per tanti siciliani l'unica soluzione pare essere quella di emigrare. Tanti altri sperano l'arrivo di qualcuno di fuori che mette tutto a posto e non capiscono che solo i siciliani possono fare l'interesse degli siciliani e che solo un popolo consapevole può salvare la Sicilia. Il popolo di oggi, il popolo siciliano di oggi purtroppo non è ancora un popolo consapevole. La ricorrenza di oggi e il ricordo di tuo periodo storico possano risvegliare la memoria degli siciliani, costituire fonti di ispirazione e addumare a rere in tali nostri cori il desiderio di libertà. Viva la Sicilia!